Ospite del Social Club abbiamo con noi il piacere e l'onore di avere il maestro Attilio Bergamelli. Eccoci qua. Benissimo, grazie. È un onore per me, la faccio accomodare qui. Grazie. Prego. Bene. Oh, che bello. Con i giovani, è bellissimo. Perciò parliamo di musica, ma è un po' fracchia lì, si sente un po'. Ma va bene. Io la mia età ho bisogno di comodità, scusate la schiena. Ma ci mancherebbe un signore, maestro Bergamelli. Allora, innanzitutto spieghiamolo per chi è a casa. Perché noi abbiamo una social card di solito. Lei abbiamo una social card, nel senso che non è molto social, non è che ha Facebook, queste cose. Poi vi spiegherò. Anche il perché. Allora, vediamo insieme. Non sono contro la tecnologia, anzi, io personalmente purtroppo la uso poco perché sono sempre alla tastiera del pianoforte. Certo, perciò più che dell'iPhone, ecco, del telefono. Poi l'età e mi dà fastidio quell'uso spropositato che fa male. Usateli perché sono utili, ci sono, servono, ma bisogna limitarsi, ecco, perché sennò verrà il male. Lui si è proprio limitato. Allora lo vediamo insieme. Vediamolo insieme però questa piccola social car. Vediamola, via. Attilio Bergamelli, noto musicista e compositore, si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Svolge un'intensa attività concertistica dal 1970, sia in veste di solista sia di camerista, collaborando con artisti famosi. La sua passione per la musica è così intensa che è stata persino trasmessa a suo figlio Andrea e a sua figlia Liuba, che collaborano con lui in molti concerti. Dal 2010 è stato nominato dalla provincia di Bergamo consigliere della Fondazione Gaetano Donizetti del Teatro Bergamasco. È presidente dell'associazione dedicata ad Alfredo Piatti, in onore del quale è stato organizzato un festival. Insomma, Attilio continua a far festa a suon di pianoforte e violoncello. Grazie. Questo è quello che i nostri ragazzi hanno raccolto su di lei. Poi ringrazio anche il nostro Cristian, che invece Cristian Fulgosi ha fatto da voce narrante, una voce narrante. Bella. Allora, maestro, innanzitutto, visto che si deve presentare ai suoi ragazzi, qui l'hanno conosciuta così, lei ha da aggiungere qualcos'altro per presentarsi a loro e a casa? Se dovessi aggiungere, insomma, chi mi conosce, qualcuno mi conosce, insomma, specialmente nella terra bergamasca, e non c'è bisogno che aggiunga. Ho collaborato con moltissimi musicisti, pensate, che ne so, avete sentito ancora parlare di Anthony Pay, l'inglese, Markus Stockhausen, il tedesco. Vedo degli sguardi, insomma, un po' smarriti. Sono anche nomi un po', voi siete molto giovani. Insomma, i grandi concertisti, i grandi giocatori di palloni degli strumenti nel mondo. Ma come mai Attilio Bergamelli si è appassionato, invece che al calcio, come ha detto lei, anche ad esempio, qui, no. Perché alla musica? Come mai? Io ero un giocarellone, una cosa spaventosa da ragazzo, studiavo anche poco, scuola, eccetera. Quando mi sono messo finalmente con questo pianoforte ho suonato vari strumenti. Col pianoforte via, allora lì era difficile staccarmi dallo strumento. Ecco perché bisogna avere un sogno. Ma quando l'ha avuto il primo pianoforte? Quando l'ha visto il primo pianoforte? Era a casa. Io avevo il fratello di 14 anni più anziano di me che mi ha suggestionato, lui suonava la fisarmonica, quella con la tastiera a pianoforte. Tipo Astor Piazzolla. Allora io piccolino, bambino, stavo lì, avevamo un'osteria i miei, la gatta lì a Ranica, perché sono di Ranica io. E insomma, e lì venivano tutte le persone, io piccoletto gironzolavo qua e là e vedevo sto mio fratello che suonava dei pezzi anche semiclassici per i vari avventori, no? E rimanevo lì imbambolato da lì comunque. Il pianoforte, sì, di un certo perché insomma non è socialmente facile, che anni erano, maestro? Erano gli anni, lei pensi, 50 lì, era il dopoguerra, perciò era l'Italia che era ancora nella 50, fascia più povera, però che cominciava a guardare il progresso. Una cosa che forse interesserà i ragazzi, una cosa anche simpatica, che per me è un bellissimo ricordo perché lo ammiro molto, io faccio più il settore classico, ma sono partito da suonare in balera, la fisarmonica, appunto con mio fratello. Era anche un ballerino? Ho insegnato un po', ho fatto un po' di lezioni di teoria e solfeggio, eravamo ragazzi tutti e due, perché mio fratello aveva una scuola di musica popolare, a Robby Facchinetti dei Pooh. Ecco, questo mi interesserà di più. Tanto per capire la visione dello zio Attilio. Hanno appena compiuto 50 anni, caspita, però, e com'era Robby Facchinetti invece? Lui è sempre stato molto serio. Ecco, lui, per esempio, veramente bisogna ricredersi, i vari musicisti bacchettoni, accademici, come potrei essere io, credo per fortuna di non esserlo. Non lo è, lo dico io che non lo è. Pensano, quella è musichetta, tutta la musica leggera, anche il jazz, sì, è buono, ma non è la musica, eccetera. In un certo senso questo discorso c'è.
poi ci vorrebbe più tempo per spiegarvi come la penso io, poi magari sbaglio, ma la musica è tutta bella e ci sono dei musicisti che svolgono il pop e il rock eccetera di un livello anche spirituale, intellettuale altissimo, che non ho trovato in tanti musicisti anche famosi di musica classica. Ecco, questo bisogna veramente... Se fate un applauso, facciamo un applauso. Non per me, per loro. Non per me, ma per loro. Sai, ecco, Robby Facchinetti è uno di questi. Lui è molto serio, è un vero professionista. Sa che purtroppo però di Robby Facchinetti parliamo io e lei, perché loro, i ragazzi, ascoltano Caos, ad esempio, sì, che non d'accordo. È una cosa vabbè, brutta. Ma i Pooh li avranno sentiti. Certo. Sapete chi sono i Pooh? Vedo grande. Una canzone. Prego. Ecco, alta, microfono. Microfono, ma veloce, ma proprio piano così. Lasciami solo un minuto. Sì, sapete cantare? Prova a cantarla. Chi canta? Nessuno canta di voi? Lei vai. Tu, prova. Nessuno canta. Proviamo. Facciamo finta che sospetta le telecamere. Come fa? Lasciami solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Ecco, possiamo fare entrare questo manifesto, perché voi cosa fate del festival organistico? Ecco, no, il festival violoncellistico. C'è in ballo il festival organistico. Mi sono confuso di quello, sì, quanto lo mai. So, lo so. Allora, passiamo, grazie, come i pugili grandi. Ecco, vedete, innanzitutto Alfredo Piatti, molti di voi sapranno dov'è la Sala Piatti in Città Alta. Sapete dov'è la Sala Piatti? Ecco, io so da musicisti di livello, come ripeto, perché ho la fortuna di conoscere qualcuno, che possiede un'acustica questa sala, fra le tre o quattro più importanti, più belle. Più belle del mondo. Sala Piatti. Del mondo. Ma chi era L'abbiamo Alfredo noi, Piatti? Grazie mille intanto. Che non, qua. Non mia, Ma chi era Alfredo Piatti? Anche ecco. Alle persone che non lo conoscono, perché gli addetti ai lavori lo sanno. Certo, avete sentito parlare di Niccolò Paganini, ultra famoso, no? L'emblema del violinista. A suo tempo Verdi e Franz Liszt, che hanno conosciuto Piatti di persona, ovviamente lo stimavano, l'hanno soprannominato, loro e anche altri, il Paganini del violoncello. Questo vi dice già tutto. Cioè era il massimo... Quando lui è andato a 20 anni a Monaco di Baviera, si è fatto ascoltare da Bergamo, partendo insomma per un giro di concerti, si è fatto ascoltare dal grande Franz Liszt, il pianista ungherese, no? Il diavolo, l'angelo diabolico della musica di allora. Questo angelo diabolico, dopo 2 o 3 giorni gli ha fatto arrivare in regalo un violoncello Amati, vale a dire Stradivari, quei violoncelli lì. Tanto era bravo, tanto è stato affascinato. Ecco, voi pensate, come farete a impressionare una persona così? È impossibile. Addirittura gli hanno dato regalo, non solo le belle parole. Caspita, questo è per dire com'era eccellente. Era il Lionel Messi della musica, bravo. Per dire. E ha scritto anche molti brani. Lui era un grande violoncellista, concertista. Ha suonato moltissimo, ha fondato i Popular Concert. A Londra lui lavorava. Londra. Italiano, lombardo, bergamasco. Certo, Bergamasco, è nato vicino alla casa di Donizetti, insomma. Perciò nel 1822 è nato e muore nel 1901. L'altro ieri praticamente. Ecco, ma una persona straordinaria veramente. Allora, facciamo una cosa, abbiamo portato nelle case di tante persone che ci hanno visto anche grazie alla simpatia. A me piace il maestro Bergamelli, lo dico, faccio finta di non ascoltare che poi sennò è timido, si emoziona. Sì. Però perché ha una capacità rara che è quella di, la sua passione riesce a trasmetterla e poi è un affabulatore, è uno che in televisione secondo me si fa ascoltare, non è noioso, proprio con questi mezzi. Facciamo un applauso al maestro perché sa trasmettere la passione. Di questo? Gli va dato atto. Allora facciamo una cosa adesso, piccola sigla, c'è la sigla prima del nostro quiz, facciamo un quiz che hanno preparato i nostri ragazzi, è un quiz non tanto per vedere se uno è bravo o no, che tanto, però per cominciare a prendere la musica in maniera un po' particolare. Tra poco torniamo con le sigla e quiz. Allora, il gioco, come ci ha spiegato mentre andava la sigla Riccardo, sta nel... ci sono dei brani classici, però
li sentiremo al contrario. Bene. Lei dovrà indovinare quale brano si tratta. Proprio solo io? Noi, diciamo noi. Siamo noi, dai. Lei, come dire, io sono comunque nullo, perciò possiamo essere insieme, ma è sempre lei. Ecco, bravo. Ma se non riusciamo a capire la prima volta, abbiamo la possibilità di guardare un'immagine che ci dà un'idea, un aiutino. E quello non che riusciamo chiama a capire lo stesso, non c'è fa una niente, penalità. No, fa niente. Ecco. Non vinciamo niente, ne perdiamo niente, non, faccio se non solo la stima dei figura. Nostri studenti. È quello il fatto, no, è pericoloso. No, vediamo, proviamo. Allora, primo brano, sentiamo. Chiediamo l'aiutino, vediamo l'aiutino, diamo l'aiutino che vediamo già, l'aiutino. Sono classiche? È classico, un brano classico, sì. Però al contrario, vediamo, aiutino. Perché... l'aiutino è Sinfonia in Val Brembana. No, è la sarà la Pastorale di Beethoven oppure Vivaldi. No, è un autore giapponese. Ah, beh, addio, allora, allora dillo, guarda, che ci vuoi mettere in difficoltà. Purtroppo io sono per l'emisfero occidentale, l'emisfero orientale sono molto ignorante. Vediamo anche quello. No, lo tutto. Se hai messo autori solo giapponesi, non l'avrei riconosciuto, no, comunque. Però mai, effettivamente non l'ho mai sentito. Non anche coreano, giapponese. Cos'è che mi interessa? L'autore è Iruma. Airuma. River Flown in You. Ma come? River Flowns in You. River Flowns in You. È il titolo della canzone. Pensa sì. Per me io non l'avrei conosciuto, no. Non l'ho mai sentito. Non sapevamo neanche l'originale. L'andamento mi sembrava un po' la Pastorale. Sentite che si può riuscire. Qui si sente. Oh, là, Van Gogh. Quali sono i girasoli? No, non sono i girasoli Van Gogh. Non sono i girasoli. No, i girasoli sono i Van Gogh. La musica so poco, ma di arte niente. Van Gogh. Comunque sarà si un viene... Van Gogh, qualcuno deve essere. No, è Van Gogh. È Van Gogh. Almeno. La notte. Stellata. E perché questo è un brano organistico, si sentiva che si sentiva non è proprio per pianoforte, no? Riccardo, che cosa che ci hai scelto? È famosissimo questo brano. È famosissimo? Sì. Ma si può risentire un attimo? Risentiamo, regia, risentiamolo. Sì, è famoso, solo che sentendolo così... Bisognerebbe girarsi, bisognerebbe sentirlo così proprio. Sì. Così magari sì. No, è che è difficile, sì. Sì, è notturno. L'hai indovinato comunque. Vabbè, sì, grazie. L'ho detto dopo. Abbiamo trovato. Ma anche, però... Abbiamo scoperto che non soltanto l'orecchio assoluto, è impossibile anche quando la musica ascolta all'indietro. Anche quando ti ho detto, ho dedotto da certi dal carattere in generale, eccetera, però è difficile, non saprei... Per me è impossibile proprio. Comunque, tu invece riesci ad ascoltare la musica e al contrario riconoscerla? Dipende. Cosa ha fatto il fenomeno, no. Ma magari si è abituato, perché poi è anche l'abitudine, no? E questo insegna appunto quel che dico sempre io. È questione anche di un po' di assuefazione, no? Conosco un mio collega giornalista a Como, Stefano Ferrari, si chiama, e lui parla al contrario, tranquillamente. Lui però gli ha insegnato sua nonna da quando era piccolo, tutte le cose inutili le sa fare anche questo, che non serve a niente. Visto. Allora, ringraziamo Maestro Bergamelli, ricordiamo Festival Violoncellistico a Bergamo. Che comincia il primo di novembre, tutte le domeniche di novembre. Ringraziamo davvero Maestro Tino Bergamelli per la passione, come ho detto prima, e per mettersi anche, come si supera la timidezza, e mettersi a disposizione dei nostri ragazzi del nostro pubblico. Grazie Spero mille. Di ritornare. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.